Il Pineto esce alla distanza, sfrutta la qualità della panchina e con un gran finale di partita si impone 2-0 sul Matese e interrompe a 16 la striscia di risultati utili consecutivi dei campani. Pomante riparte dal 3-4-3 con tre novità rispetto alla partita vinta con le Rieti. Ci sono Pepe, Baldinini e Sernaz al posto di Bertolo squalificato, Esposito e Minincleri che vanno in panchina. Nel 4-4-2 di Urbano ci sono i rientri di Cassese e Iannetta al posto di Bonocore e Setola. Il Pineto parte forte, già dopo 40 secondi sfiora il vantaggio, percussione centrale di Sernaz che serve Romano, il cui diagonale scheggia la base del palo. Ancora Pineto al decimo con la punizione di Minnozzi che finisce non lontano dalla porta di Palombo. Il Matese non resta a guardare, anzi al quarto d'ora c'è il primo squillo dalle parti di Mercorelli quando Barone pesca sul secondo palo Adusa che di testa spreca. Proprio Adusa è molto attivo sulla destra, dopo un paio di minuti il ghanese pesca in area Abreu che gira sopra la traversa. Si gioca a buon ritmo, la partita è godibile e il Pineto si rivede con pericolosità. Alla mezz'ora Albanese sfiora il cross di Della Quercia, sbuca Sernaz che di petto non riesce a impattare felicemente. Venenosa al 42esimo la punizione di Langellotti che passa tra una selva di gambe, ma Mercorelli è sicuro. Nella ripresa gara incanalata sull'equilibrio e che si fa più bloccata, così Pomante cerca forze fresche dalla panchina, al 12esimo dentro Esposito e Minincleri, i due goleador antirieti, fuori Baldinini e Sernaz, ma la prima azione saliente del secondo tempo al quarto d'ora è della compagine matesina quando il capitano albanese svetta sugli sviluppi di un angolo. Ancora Matese al 20esimo quando Galesio anticipa tutti e incorne il traversone di Barone. L'occasionissima invece arriva per il Pineto, un minuto dopo Minincleri appoggia per Minnozzi la cui botta mette in imbarazzo Palombo che devia sulla traversa. Il portiere si riscatta subito neutralizzando il tapin di Minincleri e subendo una carica sul secondo tentativo del giocatore pinetese. Pomante si gioca anche la carta Ciarcelluti per Romano ed il neoentrato lavora un buon pallone per Minnozzi, il quale cincischia per poi aprire per Della Quercia, il quale conclude alto. Urbano nota una lieve flessione e opta per il primo cambio al 31esimo, Riccio per Abreu, ma il finale di partita del Pineto è impetuoso e passa ancora per il talento di Simone Minincleri che al 34esimo avanza e dai 20 metri fa partire un sinistro che stavolta non lascia scampo a Palombo. Terzo gol consecutivo per l'ex aquilano. Si sblocca la partita e crollano le convinzioni matesine. Il Pineto ne approfitta e un minuto dopo sferra il secondo colpo letale agli avversari. Maglie del Matese larghe, un invito a nozze per la progressione di Ciarcelluti che fa tutto alla perfezione e chiude la contesa. Una vittoria che consente al Pineto di uscire dalla zona playoff con un ritmo notevole, 14 punti nelle ultime 6 partite. Per il Matese un KO che non scalfisce l'ottima stagione fin qui disputata. No, beh, quello sì, la qualità della nostra rosa penso la conoscevamo tutti, è quello che ci sta facendo fare la differenza adesso, perché quando hai in panchina giocatori come Esposito, Minincleri, lo stesso Salvatori, diciamo tra virgolette Ciarcelluti, per un allenatore è facile fare i cambi, è normale. Sono stati bravi ragazzi a entrare bene, ma sinceramente a parte la gestione, il secondo tempo dei cambi, noi dal primo minuto fino all'ultimo abbiamo dominato la partita. Siamo stati bravi a giocare in maniera propositiva contro una squadra che veniva da 16 risultati consecutivi, non a caso. Una squadra che tra virgolette cerca di farti giocare male perché ti chiude gli spazi. Noi siamo stati bravi sia nel primo che nel secondo tempo a giocare tra le linee. Infatti il primo gol di Minincleri è venuto in questo modo, è un'azione preparata in allenamento e sono stati bravi ragazzi a mettere tutto in pratica. Sia Esposito che Minincleri, insomma, chi non conosce la categoria può pensare che siano dei panchinari, ma io la conosco benissimo e so che sono giocatori importantissimi. Sì, abbiamo preso gol, credo un quarto d'ora dalla fine, insomma, soffrendo come sempre, abbiamo tenuto bene il campo, noi su questi tipi di terreno di gioco facciamo molta fatica, abbiamo preso il gol dell'1-0. La cosa che non mi è piaciuta è aver preso subito il secondo gol, perché il calcio, come succede sempre, a volte ti toglie, a volte ti dà. Domenica scorsa ci ha tolto all'85esimo, che non era detto che se noi fossimo rimasti in partita oggi avremmo potuto recuperarla, no? Perché fino a che l'arbitro non fischia la partita va sempre giocata. Prendi un 1-2 in 30 secondi, in un minuto, e purtroppo alla fine poi dopo sul 2-0 non c'è stata più partita, perché anche ho visto proprio sul piano mentale la squadra si è un pochettino, diciamo, è crollata un pochettino.